Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Io cercherò di essere abbastanza breve, vista l'ora, immagino abbiate fame un po' tutti quanti, insomma. Continuo la chiacchierata del professor Ferlinghetti, però partendo dalla Bergamo contemporanea, la città di oggi. Lui ha fatto un excursus storico e io cerco invece di dare qualche elemento di come si sta reinventando questa città al giorno d'oggi. Questa immagine evocativa del titolo, la cintura verde oltre il Parco dei Colli di Bergamo, una città nella nebbia, dove non c'è nulla dietro, ma dove ci si aspetta che ci sarà qualcosa in un domani. Vediamo se funziona, ho capito come funziona, è già una buona cosa. È un territorio complesso, quello della città di Bergamo, è un territorio che va letto al di fuori dei confini comunali ristretti di questa città. Il professore prima vi ha parlato di alcune densità, di alcune dimensioni del Comune di Bergamo. In Italia abbiamo una grande frammentazione dei territori comunali, sono tante città piccole, no? Rispetto anche a Vittoria Gasteiz, che è una città simile, ma molto più ampia come territorio. Bergamo è frammentatissima. Quindi un territorio complesso che va letto all'interno di dinamiche che trascendono i confini della città. Se osserviamo questa carta, che è una carta di oggi, semplicemente una carta politica, possiamo già capire come è la conformazione della città. Scusate, tornate pazienza, questo, ecco. No, torniamo indietro, ecco. Vediamo se funziona. Ecco, questo è il confine comunale di Bergamo. Ma la città di 120.000 abitanti che sta all'interno di questo territorio è circondata da un'area urbana che a seconda della dimensione che andiamo a prendere passa dai 300 fino ai 500.000 abitanti. Quindi una realtà completamente differente rispetto a quella di una sola unica città. Dobbiamo sempre considerare questo aspetto quando ragioniamo di territori ad alta densità in Italia. Calandoci alla realtà urbana, all'interno del territorio comunale, vediamo oggi che abbiamo delle differenti condizioni. Una città densa, quella storica, che è qui, la città alta sul colle, i borghi, i palmari di una volta, la città che ha riempito gli spazi vuoti delle conche, il sistema collinare, che va anche oltre i confini della sola città di Bergamo, un piccolo sistema rurale che è quello che rimane della grande pianura agricola che era iniziata a funzionare brillantemente a partire dal 1000, quando sono stati creati i canali che dal fiume laterale, il fiume Serio in particolare, hanno portato poi l'acqua per irrigare questa parte di pianura e hanno creato condizioni di floridità dell'agricoltura nel periodo medievale. Oggi questa situazione è completamente cambiata, la città è cresciuta, le città vicine, i paesi vicini sono a loro volta cresciuti, tutti si sono sviluppati, tutti hanno occupato gran parte del territorio, è stata costruita a rincorrere l'evoluzione dell'insediamento, una rete infrastrutturale sempre più ampia. In Italia abbiamo l'abitudine di non prevenire il problema ma di rincorrerlo, siamo molto bravi a rincorrere il problema, quindi creiamo problemi e poi cerchiamo di risolverli una volta creati. È veramente una grande logica quella italiana. Quindi nuove strade, vecchia circonvallazione, strade esterne, altre strade ancora, questa è l'autostrada che adesso ha quattro corsie per senso di marcia, l'aeroporto, eccetera, eccetera. Quindi una situazione di frammentazione estremamente ampia, molto complicata, che rende il tutto molto difficile anche dal punto di vista dell'agricoltura, di quello che può esprimere l'agricoltura dei suoli in questo contesto così fatto. Dobbiamo considerare anche poi la morfologia del territorio. Non è un territorio pianeggiante, Bergamo si pone al confine fra le prealpi, qui, il territorio prealpino, allo sbocco di due grandi valli, la Seriana che vi ha fatto vedere il professore precedentemente, la Brembana che va da questa parte, due sistemi fluviali che comunque creano un abbassamento del livello del suolo, il fiume Brembo e il fiume Serio, il sistema collinare della città e tutta la parte pianeggiante poi dove si è sviluppata la città contemporanea. Quindi queste condizioni sono, come dire, degli elementi di attenzione su cui dobbiamo fare riferimento. Questa è un'immagine esplicativa della marmellata urbana, come la chiamo io, della città, lato orientale, a nord dell'aeroporto, il Caravaggio di Orio al Serio. La città di Bergamo, per intenderci, è da qui fuori dall'immagine. Okay? Sarebbe qua più o meno. Quindi questa è tutta la periferia est, altri comuni. Allora, il verde come gioca un ruolo importante nella città di Bergamo? Secondo varie posizioni e secondo varie strategie, non tutte contemporanee, alcune più antiche. Uno degli aspetti più interessanti sviluppati da Regione Lombardia e che ha trovato nella città di Bergamo un attecchimento piuttosto significativo è il tema delle aree protette. Io ho lavorato alla provincia di Bergamo per 14 anni, all'ufficio aree protette, conosco abbastanza bene questa situazione e questa carta esemplificativa, diciamo,
si dà conto di quello che è il sistema delle aree protette. Allora, una situazione molto critica da un punto di vista di un'urbanistica pazza, in un certo senso, ha portato poi a trovare delle soluzioni. La prima è: proteggiamo ciò che riusciamo a proteggere. Naturalmente non è semplice, perché con 30-40 amministrazioni comunali, che ognuno pensa in maniera diversa dal suo vicino, mettere insieme tutte queste teste è molto molto complicato. Quindi non si è riusciti a proteggere tutto, però si è fatto molto. È stato istituito nel 1977, è stato già detto dal professore, il Parco dei Colli, con i suoi siti di Rete Natura 2000, che vedete più in chiaro. Sono stati creati altri parchi, il Parco dell'Adda Nord, il Parco del Serio, Bergamo è qui, per intenderci, è questa città, e poi queste aree verdi che vedete, tutte molto frammentate, sono un'iniziativa lombarda, sono i parchi locali di interesse sovracomunale, un'area protetta di tipo locale, però molto sentita e molto apprezzata, perché permette di sperimentare nuove strategie sia a livello agricolo che di fruizione del territorio. È un mosaico complesso che però, come potete vedere, è staccato, non è interconnesso completamente. Quindi occorre lavorare anche su questo fronte, soprattutto a livello urbano, per completare questo mosaico. Vediamo se riusciamo a... Ecco. Allora, la riflessione parte appunto da quest'ultimo concetto. Realtà urbana complessa, sistema di aree protette non interconnesse fra di loro o non del tutto. Quali sono gli spazi urbani sui quali si può riflettere? Gli spazi urbani sono quelli segnati in giallo in questa immagine, cioè quella che si chiama collana verde agricola a sud della città, che con poco sforzo può essere riconnessa con il sistema del Parco dei Colli e delle colline bergamasche, le due freccette che vedete, e attraverso queste altre frecce con il sistema di quelle aree protette in verde che vi ho indicato nella carta precedentemente. Quindi non è un discorso complesso, basta veramente poco per riuscire a creare un qualcosa di interconnesso e recuperare poi storicamente quella relazione che c'era fra la città storica dal 1000 in avanti e la città attuale, contemporanea, che è profondamente cambiata. Quindi bisogna partire da quella che era la città di un tempo e rimmaginare qual era l'organizzazione territoriale a quel tempo e come questa è cambiata e come possiamo recuperare questi segni per poter dare una trama progettuale per il futuro. Quindi i Corpi Santi, si chiama così, non ha nulla a che vedere né con il corpo né con il santo, è un nome che viene dato a quel tipo di luogo, a quella città. C'è un perché lì venivano sepolti i primi proseliti del cristianesimo, si suppone, quindi è stato dato quel nome, ma sono dei borghi come i pueblos che avete voi attorno alla città, né più né meno, quindi piccoli paesi. La città di Bergamo aveva, portate pazienza, aveva una dimensione molto piccola, era ridotta alla città storica e al Borgo Palmare, che vi ha fatto vedere il professore precedentemente. Tutto quello che è esterno, che appartiene oggi al comune di Bergamo, era in realtà appartenente a questi pueblos, a questi villaggi esterni, no? Gli outlying villages. Ecco, il contesto di riferimento è dunque questo, una città molto piccola e compatta e un territorio rurale molto ampio all'esterno che nutriva la città e che a sua volta prendeva dalla città quello che era il benessere che la città poteva dare, quindi la ricchezza che diventava poi trama urbana, bonifiche agricole, canali, palazzi, ville, luoghi di residenza della borghesia cittadina. Quindi era estremamente interconnessa e c'era anche un sistema viario che legava le due città. Andiamo alla successiva, quindi Corpi Santi o comunque questi villaggi esterni come matrici di un paesaggio rurale storico che in parte si è conservato, come anche fattori motrici direi del primo sviluppo industriale della città, che le prime fabbriche a Bergamo a partire dalla fine dell'Ottocento, diciamo, inizio del Novecento, si sono collocate in questa parte del territorio, in vari punti diversi ma sempre in questa fascia periferica della città. Funzione residenziale, quella storica, chiaramente quella nobiliare delle ville di edilizia che venivano utilizzate saltuariamente, quella dei contadini, quindi della gente che lavorava i campi e che nutriva se stessa e la città stessa, e poi ovviamente le espansioni recenti con tutto quello che ha comportato, che vedremo nelle immagini successive. Ma i Corpi Santi sono anche paesaggi minimi, sono anche quella introduzione al tema dei materiali che il professore ha richiamato precedentemente e che possiamo vedere, scusate, voglio sempre, in queste immagini, ad esempio le tessiture murarie molto diversificate, qua siamo in una zona di confine fra la pietra, il ciottolo del fiume, che passa nelle vicinanze, che è tipico della campagna, oppure di soluzioni del verde che richiamano a contesti tipici dell'alta pianura. La situazione di oggi è questa. Abbiamo una città che è cresciuta, abbiamo le presenze storiche,
Gli antichi orti che in parte rimangono, le antiche murature che cingevano questi complessi edilizi, perché una volta erano cinti da mura, in quanto all'interno c'erano orti pregiati che non dovevano essere compromessi dal bestiame che andava a pascolare nei territori vicini. La città si è avvicinata, parcheggi, altri parcheggi, le serre, quindi anche la pianura e l'agricoltura è completamente cambiata rispetto al passato. Qua siamo nella vicinanza dell'immagine di prima, abbiamo una situazione del tutto simile, anche qua questi muri di cinta piuttosto ampi, all'interno non ci sono più le ortaglie e le coltivazioni di un tempo, chiaramente, però la campagna all'esterno, seppur frammentata, seppur ridotta, seppur tagliata, mantiene ancora una sua connotazione piuttosto forte. Poi evidentemente attorno ci cresce questa cosa qua, che non ha nulla a che vedere con l'organizzazione storica. Interessante anche la presenza di fortificazioni a Campagnola, in questo caso uno dei corpi santi a sud della città. Vi era uno dei più antichi castelli della provincia di Bergamo, perfetto come forma, letteralmente un quadrato, citato anche dai libri di storia come esempio di costruzione castellana, che ha poi generato tutta una serie di altri elementi edilizi legati al mondo rurale, le cosiddette cascine, quindi vediamo alcune, che sono ancora oggi patrimonio della città di Bergamo. Allora, questa triplice città ha, come dire, subito notevoli cambiamenti. Questa è una carta del 1954, no? Quindi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove abbiamo la città storica divisa appunto nei borghi e nella città alta, la parte centrale che si sta pian piano costruendo, i nuclei esterni che richiamavo precedentemente, che sono questi, l'ongolo eccetera. E cosa succede? Succede che con la costruzione della linea ferroviaria 1857 già si crea una cesura fra la città che inizia a crescere verso sud e questi nuclei esterni che vengono isolati dal rilevato ferroviario. In Italia si ha l'abitudine di costruire la ferrovia non a raso suolo, ma su massicciata, quindi leggermente più alta rispetto al piano campagna. Questo crea una prima barriera, barriera che poi diventerà difficilmente superabile anche nel corso del tempo, man mano che la città crescerà. Qui vediamo alcune fasi dell'evoluzione urbana della città, 1950, si riempie la... Si riempie la parte antica, 1970 viene tracciata la circonvallazione che crea un ulteriore rafforzamento della cesura lasciando all'esterno questi nuclei, 1983 altra strada esterna, che viene ulteriormente a creare una separazione fra la parte settentrionale e la parte meridionale, 1994 la città continua a crescere, adesso è una situazione ancora più ampia rispetto a quella che vedete in queste immagini. Fatto sta che questa terza città, che diceva il professor Ferlinghetti, si trova oggi periferizzata rispetto al cuore pulsante della città. Il concetto è questo. Allora il tema è recuperare questi spazi, spazi che sono individuati in colore marrone, con i loro centri storici e con i loro luoghi di pertinenza. Il tema dell'anello verde di Bergamo, dalla parte meridionale, è quello di dare valore a questi contesti, per la città perlomeno, poi vedremo anche per l'aspetto esterno. Primo passaggio che si è cercato di fare è quello di reificare il contesto, cioè di nominare, di dare, come dire, un consolidamento a questo territorio agricolo e di dargli un nome, fondamentalmente, quindi di individuare una, come dire, una funzionalità di questo luogo. Quindi ad ogni tessera urbana, segnata in giallo, sono stati dati dei nomi che identificano quelle che potrebbero essere le funzioni da insediare e da valorizzare. Quindi il parco agricolo ecologico, il parco della natura, il parco della produzione agricola, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che è un sistema molto frammentato, ma che può essere interconnesso alle città. Il verde in città entra poi anche attraverso altre forme, e una delle forme sono quelle dell'urbanistica tradizionale, cioè come il verde pubblico, man mano che la città è cresciuta, si è consolidato all'interno della città storica da un lato e contemporanea dall'altro. Abbiamo in Bergamo una complessità che è almeno da dividere su tre fronti, il verde storico e dei colli, quello naturale o seminaturale, che è in alto, il verde agricolo di nuova costituzione, che è quello in basso, e poi le tessere piccoline all'interno del tessuto urbano, quel verde di vicinato di cui parlava anche il professor Farinas ieri nella sua introduzione. Se facciamo una zoomata a livello delle periferie, vediamo come questo verde di vicinato, lo vedete nel colore verdino all'interno del tessuto abitato, sia particolarmente frequente e, come dire, caratterizzi la porosità di questa parte periferica della città di Bergamo, un altro quartiere
La situazione è più o meno simile, un altro quartiere ancora, sempre nella parte sud, e anche qua abbiamo situazioni molto simili a quelle precedenti. Quindi tre tipi di verde, ma anche l'acqua che entra a pieno titolo come componente del paesaggio rurale, quindi dell'agricoltura, e soprattutto del verde di costruzione nuovo che si sta auspicando di realizzare. Roda delle Acque per Bergamo è stato importantissimo, questa è l'immagine del fiume Serio, il fiume principale che corre a est della città, ma la città stessa è ricchissima di acque, e questa è un'immagine storica del 1889, con individuati in colore blu il sistema dei canali che dal fiume Serio, quello dell'immagine precedente, sono stati poi derivati e portati nella città e nei territori agricoli a meridione della stessa. Se noi scoperchiassimo gran parte delle strade di Bergamo, troveremmo una piccola Venezia, per modo di dire, quindi una serie di canali che sono tutti sotto l'asfalto in questo momento per far parcheggi, per costruire poi sopra. Lo stesso palazzetto dello sport di Bergamo corre sopra il torrente, per intenderci. Ecco qui alcune immagini storiche che danno conto di questa situazione che difficilmente le persone conoscono, nemmeno gli abitanti di Bergamo, se non vanno ad indagare negli archivi. Ecco, questa è un'immagine che dà conto di come era articolato il reticolo delle rogge dentro la città. Oggi non vediamo praticamente nulla al di là del torrente effettivo, che poi tra l'altro è stato rettificato anch'esso, quindi non ha più il suo corso naturale. Ecco un'altra immagine, andiamo veloci. Fatta questa premessa molto ampia, messi a sistema questi elementi, l'amministrazione comunale di Bergamo ha cercato di fare una proposta all'interno del suo strumento urbanistico, il cosiddetto piano di governo del territorio, in italiano, in Lombardia si chiama così, per, come dire, mettere a sistema tutti questi elementi e creare, nella pianificazione perlomeno, l'anello verde di Bergamo. Proposta che si struttura in questo ideogramma, fondamentalmente, dove si prevedono 174 ettari di cintura verde urbana complessiva, che prende tutta la parte meridionale della città, di cui 68 ettari per le stanze verdi, che sono tre, un'area a ovest, una a sud e, scusate, sbaglio sempre con sto tasto, e una a est. 54 ettari per il parco lineare, che è una forma di congiunzione attraverso una greenway prevista a sud che collega le tre stanze e il parco dei Colli, 17 ettari per la ciclopedonale che accompagna questo percorso, quindi tutte le piste ciclabili e le reti pedonali, 35 ettari per il verde, lo sport e il tempo libero concentrato in vari punti della cintura, eccetera, e 208 ettari per il parco agricolo ecologico, che è questa parte più gialla, immediatamente a sud. Questo è un disegno esemplificativo di come dovrebbe essere. Rispetto a Vittoria Gasteiz noterete una cosa subito, che non si tratta di rimboscare o di fare boschi nuovi, quanto piuttosto di valorizzare il tessuto agricolo con piccole trame verdi e mettere a sistema ancora l'agricoltura dentro la città, che diventa una prerogativa fondamentale. Questa è la prima differenza che si può vedere. Poi per il resto, la connessione e tutto il resto è abbastanza simile. Anche qua abbiamo parchi tematici, alcuni che sono già stati realizzati e li vediamo successivamente, però è importante notare che dentro questo contesto urbano, io prima vi ho detto che nei Corpi Santi c'era la zona della prima industrializzazione, molte di queste aree industriali sono oggi abbandonate o hanno cessato la loro attività ormai da tempo che sono cambiate le condizioni economiche. Quindi molte di queste aree che vedete in grigio segnate su questa mappa sono oggi oggetto di ripensamento, di rigenerazione urbana, di riqualificazione, dove il verde entra a pieno titolo. Andiamo rapidamente, questa è un'immagine che dà conto di una parte della Greenbelt meridionale in via di costruzione e dei rapporti viari storici che ci sono fra le varie parti della città. Andiamo rapidamente a vedere cosa è stato fatto. Innanzitutto il primo concetto essenziale di ogni realizzazione è che il verde non è fine se stesso, ma è un verde di relazione. Quindi serve a connettere parti diverse della città che oggi non dialogano più, non sono più legate perché c'è un'infrastruttura, perché c'è una barriera, perché ci sono usi diversi del territorio, oppure perché ci sono stati di abbandono. Quindi il verde ha questa funzione essenziale nella filosofia della cintura verde di Bergamo. 5 minuti, molto rapidamente, alcune considerazioni. Sono state realizzate delle aree protette nuove, sono state ampliate alcune, il Parco Agricolo Sud, come dire, è stato ampliato di una parte, sono state realizzate alcune aree protette e parchi urbani particolarmente interessanti, questo è il Parco della Trucca che già esiste, per esso c'è una proposta di miglioramento ulteriore e l'idea di renderlo anche un centro culturale da un certo punto di vista, è un parco molto grande, abbastanza inusuale in Italia, che comunque attira tantissime gente, soprattutto nel periodo estivo.
È stato realizzato il Parco della Biodiversità con il nuovo orto botanico nella zona di Astino, già richiamato dal professor Fellinghetti prima, ed è stato realizzato, questo è lo schema dell'orto botanico nuovo, dove si può andare a raccogliere la verdura praticamente, la si paga lì al momento, a chilometro zero, e quindi è molto fruito e utilizzato dalla cittadinanza. Immediatamente a valle, l'orto botanico è questo, è stato fatto un azzonamento per la riqualificazione di tutta la valle di Astino. Astino è il monumento, è un ex monastero benedettino del 1100, e quindi sono stati rimpiantati i vigneti, i frutteti, il luppolo, l'agricoltura biologica, eccetera. Sono non so quanti ettari, parecchi, insomma gran parte della valle fino al confine dell'abitato, che oggi è tutto un'area agricola meravigliosa. Questo però ha generato anche, oltre al G7 di cui abbiamo parlato precedentemente, anche una nuova attenzione alla cultura dei luoghi. Ad Astino si fanno ogni anno, ormai da 4 anni, seminari, dibattiti sul tema del paesaggio, dell'agricoltura, si fanno le summer school, si fanno tutte queste iniziative che portano comunque ad alimentare ulteriormente la cultura del verde a Bergamo. Quindi è verde che accompagna anche l'insegnamento. Del G7 abbiamo già detto, andiamo via rapidamente. Cosa si sta facendo? Si sta cercando di ampliare il Parco dei Colli alla cintura verde, per dargli maggior forza. Il Parco dei Colli sono 40 anni che esiste, abbiamo celebrato l'anno scorso il quarantennale. Unire il tessuto agricolo meridionale con il sistema collinare, ed è una cosa fattibile, porterebbe sicuramente a una gestione più facile di questi contesti, che sono tutti privati, chiaramente. Facilità che poi è garantita anche dalla rete delle percorrenze, che esistono già e che consentono in maniera molto semplice, sono vie storiche, praticabili in bicicletta, praticabili anche a piedi, di unire il territorio della pianura con il territorio della collina. Sono state realizzate delle ciclo pedonali attorno ai colli, qui abbiamo una 15 di chilometri di percorso, una greenway che vedete nelle immagini sulla destra, greenway che oggi collega tutto il sistema dei colli, quindi anche questa parte più a sud che qui non è segnata sulla carta, greenway che prosegue in Valseriana per 50 km, quindi Bergamo è strettamente connessa con tutto il suo territorio vallivo. Ma il nuovo verde entra in città anche attraverso la realizzazione all'interno di quelle aree abbandonate citate precedentemente. Andiamo rapidamente, sono dei progetti che sono stati validati dall'amministrazione che sono in procinto di essere realizzati. Nuove aree del Gress, ad esempio il Gress è una vecchia fabbrica di laterizi, è posta nella parte meridionale della città, anche qui vedete come questo disegno del verde vada sempre comunque a definire dei rapporti nuovi, che non è quindi solo un verde di decoro della vecchia fabbrica riadattata a funzione terziaria e residenziale, ma è nuova generazione di paesaggio. Corus Life, altra zona abbandonata, dove oltre a sistemare il verde in quella zona e quindi a produrre nuove qualità di servizi, si va ad interagire su un contesto più ampio, che è quello infrastrutturale, legando due parti della città che oggi praticamente è quasi difficile attraversare. Oppure, nel dettaglio più nel piccolo, all'interno proprio del cuore stesso della città costruita, intervenendo sempre attraverso questo legame e queste relazioni molto forti fra fatti edilizi e gli spazi di porosità liberi. Oppure, questi sono stati realizzati, esistono già, interventi sportivi sui tetti o cose di questo tipo che sono, come dire, sono 6-7 anni che è stato realizzato, che sono un po' una novità, insomma, per il nostro paese. Sulle mura andiamo rapidamente, abbiamo già raccontato prima, ha detto il professore, la salterei perché non abbiamo tempo. Reti verdi oltre la città, città interconnessa, città da leggere alla grande scala, si sta lavorando per risolvere i temi della rete ecologica a livello sovracomunale. Un progetto, questo di Arcovedo, a cui partecipo anch'io come progettista e come ricercatore, è quello di rafforzare le connessioni ecologiche tra zone che sono oggi frammentate. In rosso vedete i punti di intervento, la città di Bergamo era, andiamo velocemente, scusate, la città di Bergamo è qui, è questa, e quindi si lavora su una scala molto ampia. Il tema è proprio quello di creare appunto luoghi di fluidificazione per i passaggi della fauna e della flora all'interno di aree densamente urbanizzate, oppure interventi di ricontestualizzazione del tessuto urbano ai margini della città, quindi per dare un nuovo volto da un punto di vista ecologico a dove finisce la città della campagna. Reti blu, tema essenziale non tanto in Bergamo città quanto nell'immediato dintorno, su 3 punti perlomeno si sta lavorando per la riqualificazione dei grandi corsi d'acqua, questo è uno dei fiumi, il fiume Cherio, nella Valle Cavallina, che è una valle ad est, oppure a Seriate, che è la prima città grande ad est di Bergamo, sul fiume Serio. Sono tutti interventi in procinto di essere realizzati per, come dire, per il miglioramento paesistico del contesto
del contesto urbano, oppure il fiume Adda, con interventi di riqualificazione, questo in parte già realizzato, subito fuori dal territorio bergamasco. Il ruolo dell'agricoltura, e vado in conclusione due minuti, è un ruolo essenziale. Dell'agricoltura non diciamo molto in sé, perché esiste da sempre e continua ad esistere, fortunatamente grazie anche alla presenza del Parco Agricolo e del Parco dei Colli. Però è un'agricoltura permeabile, è un'agricoltura in cui tu puoi andare, vedere, parlare col produttore, cooperare con lui e soprattutto puoi visitare questi luoghi, puoi ammirarli. Bergamo ha 300 km di stradine e stradelle, più o meno diffuse su tutto il territorio, tipo quelle che vedete nelle immagini, ed è tutto assolutamente fruibile. Molto importante il tema degli orti urbani che qua a Vittoria Gasteizia ce ne sono di alcuni, sono veramente molto belli. In città non abbiamo strutture di questo tipo a Bergamo, però abbiamo una diffusione nella città, sono più di 60 all'interno del tessuto urbano, dentro, vicino ai condomini già realizzati, ma la cosa principale è portarli nel cuore della città storica, quindi avvicinarli alle mura. Questi sono proprio sotto le muraglie venete del Cinquecento, e sono una novità assoluta per il territorio bergamasco. Sono molto curati, sono molto amati e sono fruiti. Questo genera iniziative, chilometro zero di cui diceva la collega di Madrid precedentemente, e tutta questa serie di iniziative, di attività che fanno sì che sempre più la gente apprezzi questo tipo di io stesso mi servo di questi mercatini, di questi momenti di condivisione con i produttori locali. Ultimo, e vado in conclusione molto rapidamente, verde è anche cultura. E anche effimerità, come potremmo dire. È verde che appare, che rimane per qualche momento e poi sparisce. Da ormai dal 2011 la piazza vecchia della città, quella bella piazza centrale nel cuore antico della città, viene, come dire, modificata dalla presenza di un verde che dura una settimana, due, ultimamente tre. E ogni anno il tema cambia, dal paesaggio coltivato agli orti in città, eccetera, eccetera. Sono momenti in cui si unisce la cultura del fare agricoltura, del far paesaggio, anche al divertimento, all'ossio, come dite voi, insomma. E quindi è, come dire, un momento particolarmente bello in cui il verde entra in città. Ultimamente non soltanto la Piazza Vecchia, ma anche altri angoli della città storica, ma anche della città moderna, vengono sempre più interessati da queste iniziative. Qua ne vediamo alcune immagini per ogni anno. Cioè, sempre diverso il tema. Quest'anno sarà Plant Landscape, vedremo come sarà, non abbiamo ancora le tracce progettuali, però ci sono sempre conferenze, incontri, momenti alti di cultura che danno conto di questo passaggio storico. Alcune icone della città, a chiudere, proprio sono proprio immagini, la città con il suo contesto verde, la sua corona verde che già esiste, il tema della socializzazione e quindi del voler bene alla città, cosa non assolutamente automatica, soprattutto in Italia, e poi i rapporti con i due parti del territorio su cui Bergamo gravita, la sua pianura, che vedete sullo sfondo, e le sue montagne, perché Bergamo ha un suo landmark territoriale molto forte in cui questi tre elementi giocano, pianura, collina, con la città e montagna. Era sorta così come una figlia della terra e dal cielo, degna d'essere amata dagli uomini, questa è una frase per cui chiudo con questa frasetta del 1924 di Giuseppe Antonio Borghese, che dà conto di come appunto la propria terra sappia esprimere e debba esprimere i concetti di natura, di verde e di paesaggio. Vi ringrazio.